E allora un saluto a tutti gli amici di Milanello, buona giornata, buona settimana, buon mese, insomma non so quando vedrete questo video, quindi vi ringrazio tra l'altro perché abbiamo superato anche i 6.000, ai nuovi visitatori dico di iscriversi cliccando qui ed è gratis. Allora Arnaud è il magnate francese del lusso che è stato accostato a più riprese al Milan, ma lui ha smentito a più riprese. Abbiamo fatto in questo video un approfondimento perché la voce inizia a circolare con anche indiscrezioni importanti da ambienti legali molto importanti, studi legali di Milano, inizia a circolare appunto in quest'ambito e allora ho chiesto a tre grandi avvocati milanesi se hanno notizie, nuove indiscrezioni e anche un po' il sentiment, il parere personale. Le sensazioni di fronte a questa possibile operazione della cessione del Milan, tanto auspicata dai tifosi del Milan, appunto. Adesso vi svelo chi sono i tre avvocati. Molti di voi commentano: il Milan ha già venduto, Arnaud è già proprietario. Non voglio dire balle, ma l'ho detto, quindi questo lo escludo, anche perché non si capisce perché allora sia lì ancora Elliot, quindi questo lo escludo, anche se so che commenterete ancora le stesse cose. Dall'altra parte altri dicono balle, fumo negli occhi, anche questa cosa secondo me è da escludere, perché una base di verità c'è, un interesse a me risulta ci sia stato. Ora sto cercando di capire anche dalle mie fonti se è ancora attuale oppure no. Ma in questo video, in questo documento, credo molto interessante, andiamo a sentire tre grandi avvocati di Milano per capire appunto se hanno raccolto qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, se la situazione è ancora viva o è tutto finito. Quindi godetevi il video da seguire davvero fino all'ultimo secondo. I tre avvocati sono anche nostri amici, amici di Milanello, tre grandi tifosi rossoneri, l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti, Leonardo Martinelli e Gabriele Gerenzani. Ho chiesto loro appunto, ti risulta ancora qualcosa su Arnaud e il Milan? Che sensazioni hai? Questa è la loro risposta, guardate. Buongiorno a tutti amici rossoneri, per Milanello oggi facciamo il punto sulla possibile cessione da parte di Elliott ad Arnaud. Allora, le notizie sono poche, ovviamente anche dovute al Covid, non sembrerebbe esserci un'accelerazione sicura, l'unica cosa che se ne era parlato, come sapete, a inizio gennaio, quando c'è stata probabilmente anche la firma di un accordo di confidenzialità per iniziare a guardare un po' i conti del Milan da parte del gruppo guidato dal signor Arnaud. Ora anche le attività che vengono svolte da Elliott, quindi investire, stravolgere completamente per l'ennesimo anno i quadri direttivi, stanno a significare che comunque se ci sarà un interessamento, sarà un interessamento che diciamo è una sorta di innamoramento che deve ancora sbocciare in un matrimonio, insomma. Si guarderanno, si annuseranno tra il gruppo Elliott e il gruppo Arnaud per probabilmente tutta la stagione 2020-2021 per valutare poi un ingresso nel capitale sociale del Milan da parte di Arnaud alla fine della prossima stagione. Il tutto col rischio, cari amici rossoneri, con il grosso rischio di dover vedere per l'ennesima volta, sarebbe addirittura il quarto anno, un azzeramento completo nel momento in cui Arnaud volesse intervenire con una sua proposta a livello di amministratore delegato, a livello di direttore generale, di direttore sportivo e così via. Quindi l'interesse, la sintesi è l'interesse c'è, Elliott sicuramente venderà perché un fondo di private equity ha un periodo di investimento e un periodo di disinvestimento, quindi tra l'altro un investimento diciamo tra virgolette non proprio voluto perché ricorderete tutti che era stato un investimento, un finanziamento di Hong Kong Li da parte di Elliott e poi si è trovato a dover esercitare il pegno e quindi a comprarsi il Milan. Quello che possiamo dire è appunto che non c'è sicuramente un'accelerazione. Per me Arnaud è un po' freddo e sta a guardare, sta alla finestra. È chiaro che i risultati del Milan e anche il fatto che ci siano tanti interessi da parte di tanti soggetti per il calcio italiano, non ultimo CVC che ha investito, che sta tentando di investire nei diritti televisivi acquistando
una quota degli stessi dalla Lega, l'interesse che c'è da parte degli americani di nuovo, secondo giro nella Roma, tutta una serie di interessi degli arabi che sarebbero interessati e alla Roma, ne abbiamo parlato, e per il Milan, stanno a dire che probabilmente investitori stranieri sono attratti dal calcio italiano che ha ancora grandi possibilità di sviluppo. Questo però non vuol dire che a breve il Milan verrà venduto ad Arnaud. Buona giornata e forza Milan sempre. Amici della Voce del Diavolo, ben ritrovati. La notizia del giorno, anzi, diciamo dell'ultima settimana, è che le voci proseguono, le voci si rincorrono. Sto parlando del grosso interesse di Arnaud, il proprietario di Louis Vuitton, nei confronti del Milan. E se ne parla da mesi, da tante parti. Sembra sia stata fatta anche una due diligence, comunque è stato firmato sicuramente un non-disclosure agreement, che è un patto di riservatezza. È vero obiettivamente che durante l'assemblea dei soci Arnaud ha chiaramente smentito, però ricordiamo che Arnaud, cioè che Louis Vuitton è un gruppo quotato in borsa, quindi per forza deve smentire fino a quando c'è in corso un non-disclosure agreement, fino a quando non venga firmato un accordo. Il susseguirsi di voci fa pensare che la verità ci sia, però non è ancora arrivata la firma. Da una parte c'è chi dice che il gruppo Elio non abbia intenzione di vendere almeno fin quando non ci sarà l'ok per lo stadio, quindi per poter spuntare un prezzo maggiore. Ci sono altre fonti, e io sono più sempre di questa teoria, perché solo una teoria è, che Elio venderà. Ci sarà un nuovo passaggio di proprietà quando non ci sarà più alcun link, alcun collegamento con la vecchia proprietà. Quando e se si annullerà del tutto questo link con la vecchia proprietà, ecco che arriverà una proprietà a lungo termine, come non si può certo definire Elliott. Le voci dicono anche che al tavolo, alla data room, che si è organizzato con Ragnick e i suoi fedeli collaboratori per la campagna acquisti l'anno prossimo, si sia seduto anche un esponente di Arnaud. Ripeto, è una voce. Sicuramente ci sono molte trattative in corso di ragazzi giovani, spero non solo giovani, ma ci sono almeno 8-9 potenziali futuri campioni che si sta per acquistare. Non tutti, se ne acquisteranno 2 o 3. Comunque, sembra che un rappresentante di Arnaud sia a quel tavolo, perlomeno se è un tavolo virtuale in questo periodo sarà una videochiamata. Io da Parigi vi posso dire che tramite un amico che lavora per una casa concorrente di Louis Vuitton, le voci su Louis Vuitton interessato al Milan si rincorrono, in quanto è molto interessato a entrare nel mondo del calcio. In Francia l'unica squadra interessante per il calcio è il Paris Saint-Germain, che non è in vendita. Certamente Louis Vuitton non può acquistare il Marsiglia o il Lione, sono veramente poca roba, poca storia. E quindi l'interesse verso Milano. Milano, tra l'altro, città capitale della moda. Certo, il periodo storico oggi non è dei migliori. Louis Vuitton ha perso molto in capitalizzazione, però può anche essere vero il contrario, che appunto, avendo perso in capitalizzazione, serva un rilancio e sicuramente quale cosa migliore di rilanciare la squadra che con il Real Madrid si può fregiare del titolo di essere la squadra più forte, più titolata, più conosciuta al mondo? Comunque, basta aspettare, avere un po' di pazienza e vedremo. Un saluto. Amici rossoneri, bentrovati. Ci siamo lasciati qualche tempo fa sullo stato delle trattative rigidamente riservate tra il fondo Elliott e il gruppo Arnaud, in ordine alla cessione del pacchetto di azionario di maggioranza del Milan, che qualche tempo fa sembravano essersi definitivamente interrotte. In realtà, da quanto mi risulta, e dalle notizie a mia conoscenza, sono state soltanto congelate.
Questo perché l'emergenza coronavirus ha posto uno stop a molte operazioni di carattere economico-finanziario in generale e in particolare nella nostra realtà milanese alla prosecuzione delle procedure volte alla costruzione del nuovo stadio. Un nuovo stadio che, come sappiamo, deve essere quell'asset fondamentale posto a condizione del gruppo Arnault per rilevare appunto la maggioranza delle quote del Milan dal fondo Elliott. E quindi non sono tramontate le possibilità che il Milan possa cambiare di proprietà, semplicemente il momento generale che sta attraversando il nostro paese e anche il mondo del calcio hanno imposto un rallentamento di questi abboccamenti che sarebbero incominciati già lo scorso anno e che sarebbero proseguiti nonostante le diverse smentite di facciata anche quest'inverno. Poi naturalmente ha avuto anche un peso inevitabile l'interruzione, almeno fino a questo momento, della stagione calcistica, della stagione agonistica 2019-2020, che non si è ancora ufficialmente conclusa e che quindi determina tutta una serie di ulteriori valutazioni sotto il profilo tecnico e finanziario che impongono delle riflessioni ad ambo le parti. Io sono convinto che quando si saranno diradati tutti i problemi, le difficoltà e si saranno risolte anche le emergenze sanitarie derivanti da quest'ultimo periodo travagliato, le trattative riprenderanno a decorrere con una certa velocità e a mio modesto parere dovrebbero condurre il gruppo Elliott a cedere in Milan all'inizio del prossimo anno solare 2021. Pertanto ritengo che ci siano dei buoni presupposti perché questa operazione finalmente si riesca a realizzare conducendo finalmente il Milan presso approdi più sicuri e con maggiori prospettive, dato che sappiamo il fondo Elliott si è ritrovato in Milan a garanzia di un prestito fornito alla precedente proprietà e quindi non percepiva la propria presenza nel calcio con la società rossonera come uno dei suoi principali business. Pertanto l'immediato futuro all'inizio della prossima stagione, a mio avviso, porterà a questa definizione delle trattative. Vi aspetto presto e arrivederci, sempre Forza Milan. Che ne pensate? Insomma, dopo quello che dicono i tre avvocati, avete un'idea diversa? Avete ancora dei dubbi? Magari sono aumentati? Scrivete che cosa ne pensate qui sotto e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi cliccando qui.